Altro esempio, anche questo abbastanza simile ai precedenti, riguarda l'irraggiamento solare sulla Terra, meglio nell'alta atmosfera, prima che avvenga l'assorbimento da parte dell'atmosfera. E il valore è all'incirca 1350, veramente è 1360 più o meno, watt al metro quadrato, e si chiama anche la costante solare. Vuol dire che la luce che ci giunge dal Sole in tutto lo spettro elettromagnetico deposita 1350 joule ogni secondo per ogni metro quadrato, diciamo, di superficie terrestre se non ci fosse l'atmosfera, oppure di superficie immaginaria al di sopra dell'atmosfera terrestre. A livello del mare questo valore si riduce a causa dell'assorbimento dell'atmosfera. Anche qui bisogna calcolare le ampiezze d'oscillazione del campo elettromagnetico, quindi E0 e B0, e la potenza luminosa emessa dal Sole, sapendo che il Sole è distante 150 milioni di chilometri. Il procedimento è identico a prima, cioè agli esempi precedenti, e si trova un campo elettrico molto più intenso di prima, 1000 volte al metro circa, o 1000 newton su coulomb, che sarebbe uguale, e anche un campo B0, un'ampiezza di campo magnetico oscillante molto più grande di prima, 3,4 millitesla. Valori che poi si riducono a livello del mare a 0,83 kV al metro e 2,8 millitesla. Ricordiamo che prima invece l'intensità luminosa era molto più piccola, 0,10 watt al metro quadrato, e infatti anche il campo elettrico veniva più debole. Adesso invece l'irraggiamento è 4 ordini di grandezza superiore rispetto a prima, e il campo elettrico, la sua ampiezza, è 2 ordini di grandezza superiore rispetto a prima. Logicamente, perché l'irraggiamento in pratica è il quadrato del campo elettromagnetico, quindi 2 ordini di grandezza, 4 ordini di grandezza. Per trovare la potenza media emessa dal Sole si fa come nel primo esempio che abbiamo visto prima, invertendo la definizione di intensità elettromagnetica, intensità radiante, e si trova una potenza enorme che è dell'ordine di 10 alla 26 joule di energia emessi al secondo dal Sole.